L'arrivo del Giro d'Italia di ciclismo ai Prati di Tivo a Pietracamela in provincia di Teramo. Si tratta della prima di quattro giornate che la Corsa Rosa vivrà in Abruzzo, ma per tutti i particolari ci colleghiamo in diretta con Lorenzo Valleriani, che vedo in compagnia di Luigi Di Giosia, consulente GAL, il gruppo di azione locale per gli eventi sportivi. Buon pomeriggio Lorenzo, dunque l'arrivo in alta quota è previsto per oggi pomeriggio, hotel della zona tutti pieni da diversi giorni, ma quale atmosfera si respira lì? Beh, l'atmosfera è fantastica, è meravigliosa. Ricordiamo che storicamente l'ultima volta in cui appunto Prati di Tivo ha ospitato l'arrivo del Giro d'Italia risale a 49 anni fa, ma già dalle prime ore del mattino gigliola tantissimi appassionati, tantissimi amatori, tantissimi tifosi, tantissimi giovani sono arrivati qui a Prati di Tivo per accogliere la carovana rosa. Io sono con Luigi Di Giosia, che hai appena ricordato, e con Carlo Matone, presidente GAL. A Luigi chiedo subito a livello tecnico che tappa è. 152 chilometri da Spoleto a Prati di Tivo, con gli ultimi 14-15 che saranno durissimi. Ma è una tappa, come appunto dicevi tu, 152 chilometri, non molto lunga ma molto impegnativa, perché prima della salita finale di Prati di Tivo ci sono tre salite abbastanza impegnative. Questa è una salita estremamente impegnativa perché ha una pendenza media del 9%, con tratti al 12%, molto lunga, come dicono adesso i corridori, superiore ai 32 minuti, quindi ne vedremo delle belle. Se ha un favorito Luigi Di Giosia, credo di sì, ovviamente un po' quello sulla bocca di tutti, ma questa è una pendenza che potrebbe regalare qualche sorpresa rispetto alla carta. Guarda, non dico poca, cioè, perché pare sia scontato, però spero che sia fortunato della Stana, perché è una persona, un ragazzo che attualmente sta in forma, va forte, e se deve un italiano, diciamo, sarebbe bello. Di buon auspicio, esatto. Assolutamente. Al presidente Matone del GAL chiedo, sotto l'aspetto organizzativo, presidente, sta filando tutto liscio, va tutto bene, insomma una Prati di Tivo piena di gente, piena di appassionati, e soprattutto guardiamo anche all'indotto un po' economico, perché il GAL deve pensare anche a questo, i risultati si cominciano a vedere, sono segnali importanti. Il GAL ha organizzato, ha promosso, perché poi la scelta finale è stata della Regione, e ringraziamo Marsiglio per aver assecondato e condiviso la nostra proposta, oltre ad averne assunto anche l'onere economico. Il nostro obiettivo era quello di far arrivare di nuovo, dopo 49 anni, il Giro d'Italia Prati di Tivo, per generare un nuovo inizio delle aree interne della provincia di Teramo. Ne abbiamo bisogno. Siamo convinti che questa immagine, questa giornata di festa possa suscitare l'idea che qualche imprenditore possa fare nuovi investimenti nel nostro territorio, e noi ne abbiamo bisogno. Presidente, guardate già al futuro, guardate già la prossima edizione, oppure è il caso un po' di ragionare, sedersi a tavolino e capire un po', no? L'obiettivo prossimo da centrare. L'obiettivo prossimo da centrare noi l'abbiamo già chiaro, in quanto stiamo realizzando, ed è la prima di queste dimensioni in Abruzzo, la ciclovia dell'Appennino Teramano, un percorso di oltre 320 chilometri, e quindi vogliamo realizzare questa opera perché il turismo ciclistico negli ultimi anni è cresciuto moltissimo, e anche poi le innovazioni tecnologiche consentiranno a tantissime persone di voler venire a visitarci, e speriamo che queste persone si fermeranno anche, perché noi come obiettivo abbiamo anche quello di valorizzare i tantissimi borghi che abbiamo, e nella maggioranza dei casi ci sono delle abitazioni già pronte per ospitare i turisti. Benissimo, grazie al presidente Matone del GAL, grazie a Luigi Di Giosia, responsabile eventi sportivi, amico di Rete 8, amico di Strade d'Abruzzo. Gigliola, appuntamento all'edizione serale, quando, insieme ovviamente alla collaborazione del nostro Nico Centurame, ufficializzeremo
annunceremo il vincitore di questa ottava tappa da appunto Spoleto a Prati di Tivo. Linea a te. Grazie.